Ma Pescara lo sapete tutti, la porterò per sempre nel mio cuore e come ho detto prima spero un giorno possa ritornare qui perché sono stato veramente bene. Amo Pescara, amo, farò sempre il tifo per Pescara. Quella speranza è divenuta realtà. Riccardo Maniero è di nuovo un giocatore del Pescara, un'operazione lampo maturata nelle ultime ore e che, al contrario di quanto avvenuto con Adrian Stojan, ha avuto un epilogo positivo. Il centravanti napoletano ieri ha rescisso il contratto che lo legava al Novara fino al prossimo giugno. Stamani ha sostenuto le visite mediche ed ha firmato col Pescara per un anno con opzione per il secondo. Nel pomeriggio, subito a disposizione di Luciano Zauri nel ritiro di Palena. Il video precedente è relativo al giorno dell'addio al Delfino, al culmine di una settimana turbolenta nel gennaio 2015. Maniero, che all'epoca componeva una coppia esplosiva con Federico Melchiorri e con Marco Baroni in panchina, alla fine di un girone d'andata da 12 gol in 15 partite e durante la sessione invernale, ricevette una maxi offerta dal Catania con cospicuo aumento dell'ingaggio rispetto a quanto percepito nel Pescara. Dopo un tira e molla col presidente Sebastiani, il trasferimento si fece, ma la società chiese a Maniero di fare il video per spiegare i motivi dell'addio. Video chiuso con quell'auspicio di tornare in una piazza dove era stato per 4 stagioni, centrando la promozione con Zeman e segnando il gol del primo posto all'ultima giornata con la Nocerina. Nelle successive tappe della sua carriera, Maniero non ha compiuto un ulteriore salto di qualità con Catania, Bari, Novara e Cosenza. Ora appunto il ritorno in riva all'Adriatico, dove allo stato, nelle ipotetiche gerarchie, sarà il cambio di Marco Tumminello e con le sorti di Cristian Bunino legate ad un'eventuale cessione in Serie C. Il settore dei centravanti, c'è anche Borrelli, è ora completo, mentre si lavora sul fronte esterni. In rosa sono presenti Marras e i nuovi Galano, Cisco e Di Grazia. Quest'ultimo potrebbe essere girato in prestito, ma è chiaro che molto dipenderà dalle dinamiche in entrata nel ruolo. Gli obiettivi sono chiari e sono due: Riccardo Sottil e Gennaro Tutino, e per il Delfino già averne uno in organico sarebbe un gran bel risultato, ma le due strade sono in salita. Sottil continua a impressionare il tecnico Viola Montella, anche dopo il bel gol realizzato nell'amichevole negli States contro i messicani del Chivas. Fiorentina, legata anche alla vicenda Chiesa, la partenza del gioiello Viola potrebbe dare più spazio all'impiego in prima squadra di Sottil. Gennaro Tutino continua a lavorare con il Napoli a Di Maro, mentre la società di De Laurentiis deve fronteggiare svariate proposte anche da club di Serie A come il Genoa. Il Pescara punta a dare un ruolo di assoluta rilevanza a Tutino, con un posto da titolare e la possibilità di giocare in un club di fascia medio-alta, dove il talento partenopeo può proseguire il suo percorso di crescita. Più in discesa, sempre col Napoli, la strada per il regista Luca Palmiero, che a giorni si legherà con i biancazzurri.